Benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Vivi e dopo due mesi, un mese e mezzo, non mi ricordo da quanto non pubblico video su YouTube, sono tornata per chiacchierare un po' con voi, visto che avevo realizzato questo make-up per i Secret Vivi. Per chi non lo sapesse, non mi seguisse su Instagram, vi lascio il mio nick qua sotto. Il Secret Vivi è un appuntamento settimanale in cui io mi ispiro a una cantante che scegliete voi tramite dei sondaggi tra due proposte e ricreo un suo make-up e intanto canto 50 secondi di una delle sue canzoni, sempre che scegliamo insieme. Questo make-up ispirato a Jennifer Lopez di qualche settimana fa, mi è piaciuto davvero un sacco, guardate che glow meraviglioso, e quindi ho detto sfruttiamolo e chiacchieriamo un po' di un argomento che volevo fare da un po', un bel anti-haul, quindi parlare di un po' di tutte quelle cose che bene o male io non acquisterò e non sono pentita di non acquistare. Io adesso sto riguardando un attimo la pagina di In Trend Mood, è un account su Instagram dove vengono presentate tutte le novità americane e non, perché ci sono anche alcuni brand italiani come Nabla, che ormai è diventato internazionale, e quindi ho riguardato un po' le cose che negli ultimi mesi sono uscite, perché in questi mesi di assenza su YouTube, ma non dai social, sono uscite un sacco di cose e quindi volevo un attimo parlarvene e capire anche voi se la pensate come me. Scrivetemelo qua sotto nei commenti, così chiacchieriamo un po'. Bene, partiamo dal primo prodotto, io lo sto riguardando perché così ce l'ho abbastanza in mente ed è un'uscita, direi abbastanza recente, ma non ancora sul mercato italiano, ed è, ve la metto qui ma la sto guardando da qui, la nuova palette di Natasha Denona, quella piccolina, una delle nuove mini. Allora, io ho una mini Natasha Denona ed è la mini Sunset, mi piace molto perché sono toni caldi, sono i miei colori ed è molto pratica anche per viaggiare, ma soprattutto per scoprire il brand con cautela, nel senso sono 24 euro, io l'ho pagata 20 con lo sconto, sì, e non sono 190 euro, che sono sempre una cifra importante, per quanto le prove di Denona, per come l'ho testata io, meritano, però io non sono ancora pronta per fare quell'acquisto, non so quanti di voi l'abbiano acquistata. Le mini sono un buon compromesso e questo credo che siamo tutti d'accordo, ma questa mini tropical, che dovrebbe essere ispirata alla palette più colorata di Natasha Denona, è un insieme di colori. Allora, due matte e va bene, la mia tipo ne ha tre: lilla, azzurro, matte, blu, verde acqua e argento. E obiettivamente, secondo il mio parere personale, quindi il mio parere personale su questa palette, non su Natasha Denona, su tutto il resto, oscena. Ne ho vista invece un'altra al presidio di Sephora, ve la metto qui, che è molto bella, io non vedo l'ora che arrivi, perché invece quella è fatta bene, ha un colore bello particolare, ma è coerente, cioè non è facile rendere una palette piccola, portabile e coerente, quella è coerente. La Tropical Mini no. Sempre sfogliando dal mio bellissimo Instagram, guardando Trend Mood, parliamo ancora di palette, tanto che ci siamo. E questa volta io direi di andare sugli italiani, no? Sì, adesso ancora trovata. Nuova collezione Nabla. Allora, nuova collezione Nabla, io non ho acquistato ancora nulla. Credo che neanche quando uscirà questo video avrò acquistato nulla, perché l'unica cosa che mi ispirano sono i pennelli, che forse invece mi sarò regalata, il gloss, quello non corallo, e l'altro gloss, sì, no, il gloss corallo non è neanche lui male, non, peggio di meglio di tanti altri gloss usciti sul mercato come aspetto, con due palette. No, secondo me no, cioè Nabla ha fatto tante cose carine, io ho comprato la Secret Palette, l'avete visto dal canale, ma secondo me quelle due palette
non lo so, non mi ispirano, avrei potuto fare una cosa un po' più carina. Nel senso, la nude va bene, io non l'avrei comprata a prescindere. Certo, una nuova palette con delle nuove texture, ci sono dei latex matte che dovrebbe essere una texture cream to powder, per quello che ho visto e per quello che le mie amiche che l'hanno comprata mi hanno raccontato, molto simile agli ombretti di Colourpop e Super Shock. Non so se avete mai avuto modo di provarli, io prima che la dogana mi uccidesse ogni acquisto sì, e io li amavo, soltanto che ovviamente col pennello non sono una cosa molto fattibile. Secondo me, io almeno con Colourpop non riuscivo, facevo molta fatica. Quindi non lo so. La cosa che mi disturba ancora di più è che la Coral mi piaceva anche, perché ho detto, va, a parte che dei colori comunque ho, cioè tutti col pesca, io ho la Different Palette di Mulac, ho Aventador che è molto più bello. Ma Red Shape poteva essere quel rosso shimmer che cercavo. No. No. È un... non mi ricordo neanche come si chiama questa texture di Nabla perché non mi fa impazzire. Praticamente non è neanche uno shimmer pieno. Ah, è un satin, giusto? È un satin. Quindi è leggermente shimmer. Dà l'impressione di mettere una roba leggermente shimmer. No. Bocciata. Secondo me non ne vale la pena. La The Nude Collection dell'anno scorso era molto più bella. Molto molto più bella. Vedevo set spettacolari. Molto più bella. Anche illuminanti. Molto più belli. Quest'anno... più la guardo più mi delude. Io non metto in dubbio la qualità, almeno di questa, dell'altra forse un po' la metto in dubbio, però secondo me si poteva fare un lavoro migliore. Secondo me mi odierete perché sto scegliendo anche un'altra palette, perché io mi ricordo che avevo un sacco da dire su queste palette. Cioè, quando ho detto devo fare questo video, ho detto devo parlare di palette che mi hanno deluso, perché le avrei anche acquistate se poi non fossi andata a sbocciarle. Tipo, vedi, adesso non vuole comparire, e no, la palette in collaborazione con Alyssa Edwards di Anastasia Beverly Hills. Allora, a me Alyssa Edwards come drag queen non fa impazzire, non è una delle mie preferite, io seguo RuPaul's Drag Race, non è una delle mie preferite, però comunque la rispetto come artista e non posso essere che contenta che comunque ci acquistano queste collaborazioni importanti dal mondo drag queen verso il mondo make-up. Però questa palette non mi piace. Io amo i colori pazzi, mi piacciono, però trovo che ultimamente anche la Riviera non mi faceva impazzire. Infatti sul mio Instagram ho fatto tipo una specie di challenge in cui ricreavo dei look con dei colori che secondo me erano dentro la Riviera, per far vedere che non ne avevo esattamente bisogno. E infatti sono palette che cercano di portare il colore all'interno di palette Anastasia che sono bellissime, ma mantenendo quei toni neutri che spesso non danno... non aiutano la palette, no. E soprattutto, secondo me, questa palette, dagli swatch che ho fatto io in negozio, ha dei matte più secchi. Io ho la Subculture. La Subculture è la palette più problematica di Anastasia, secondo tutte le voci, e secondo me sì. Però è una palette con cui si può ragionare, si può fare delle cose spettacolari. Bene. Con questa non credo, perché davvero sono tanto secchi. Cioè il matte della Subculture è molto setoso. Questo era proprio secco quando l'ho sbocciato, secco. E anche al Press Day, secco. No, non mi sono piaciuti, li volevo più belli. Cioè proprio se dovevano fare una cosa pop e tutto, li volevo belli. No, non sono neanche belli, non mi piace la selezione colori, non sono neanche belli. Io non so a cosa è servita questa palette, non so chi l'abbia comprata, molti sì, io ne ho sentito anche parlare male come stesura del colore, tante cose, quindi sono contenta di non volerla acquistare. Tutto questo voi non l'avete visto, ho lasciato meno 2 minuti a cercare perché non mi ricordavo esattamente cosa non volessi comprare. Questo forse è un male, però spulciando, guardando, mi sono ricordata di una materia proprio ampia su prodotti che non voglio acquistare. Morphe, le palette di Morphe, a parte le piccoline che le trovo molto carine, quelle mi ispirano, secondo me le palette grandi di Morphe hanno troppi colori tutti uguali e quindi non mi ispirano. Anche le ultime uscite, è uscita la 35G Bronze Gold, no, ha una serie di colori che sono uguali, poi sull'occhio tanto risultano uguali. È una palette composta da 35 ombretti. Parere personale, specifichiamolo, però secondo me sono inutili.
Io non lo so perché la gente piace queste palette di Morphe, io non lo so. Cioè io preferisco meno colori ma diversi tra loro. Questa è una mia opinione, però certo, questo è proprio io che sono fissata da sempre che le guardo, ah sì, belle, ma no. Perché secondo me c'è proprio quello di che non va, secondo me. Sempre secondo me. Ultima cosa, che più che un anti-haul, quindi qualcosa che non voglio comprare, qualcosa che non sono sicura di comprare, perché c'è qualche meccanismo che non mi convince. E stiamo parlando di House Laboratories di Lady Gaga. Allora, è uscita il 15 luglio in pre-order la nuova collezione di Lady Gaga. La prima linea make-up di Lady Gaga è composta da matite labbra, gloss e ombretti liquidi glitter, tipo gli Stila. Belli. Poche colorazioni, colori comunque di swatch tutte le cannagioni, quindi inclusive, carina come cosa. I prezzi sono come quelli di Rihanna ovviamente, cioè come Fenty, come linea di prezzi. Un tris da matita labbra, gloss e... glitter, costa 52 euro. È acquistabile su Amazon in preordine. Io non condivido questo preordine, nel senso che io acquisto e 2 mesi dopo mi arriva il prodotto. Quindi anche se Amazon non ti scala i soldi quando acquisti perché sei in preordine, quindi te li scala dopo quando stai per arrivare ti sta per arrivare il prodotto, non lo so, c'è qualcosa che non mi convince in questa cosa, non mi piace. Io sinceramente non l'ho neanche preordinato, perché se spendo i soldi o se devo mettere in conto di spendere i soldi, io il prodotto lo voglio in un determinato, cioè so che lo voglio entro 2 settimane, entro un mese, se so che sto facendo un ordine tipo da YesStyle, che è un sito coreano di marchi coreani, che voglio fare un ordine al più presto, però so che devo aspettare un mese, mi arriverà entro un mese, ma mi arriverà e non li sto preordinando, cioè se poi li ho decisi di prenderli, li ho presi. Se invece io preordino e non li voglio più perché dopo tra 2 mesi, non lo so, quel momento ho altre spese, non mi ispira. Cioè piuttosto io faccio il preordine una settimana prima, perché non mi piace come idea. Cioè la linea non deve essere male, sono curiosa, però non sono pronta a fare 2 mesi di attendere un marchio da Amazon, no, non sono pronta, neanche dall'America, no, da Amazon, quindi vuol dire che hai magazzini Amazon Italia, sì, perché se no non sarebbe vendibile e trovabile su Amazon Italia, perché non lo acquistate da Amazon.com e ve lo rindirizza ad Amazon Italia, no, anche su Amazon.it cercate House Laboratories e ve lo trova. Qui potete acquistarlo direttamente, non dovrebbe esserci il problema dogana. Figurati se c'è il problema dogana, siamo messi bene se c'è il problema dogana. Quindi magari forse è meglio attendere. Che poi vada sold out, va bene, va sold out, ma io ho 2 mesi in anticipo così sulla fiducia, io non lo so, è una prima collezione. Se fosse stata forse Natasha Denona, dici vabbè, è un brand già consolidato, non l'avrei fatto neanche per lei perché credo che non l'avrei fatto per nessuno. Però l'avrei già capito, un preordine di 2 mesi io non lo concepisco con niente, probabilmente, con niente. E quindi è questa che mi lascia perplesso, forse più dei prodotti, anche il modo in cui è stato commercializzato. Niente, per ora non mi viene in mente nient'altro, quindi credo che almeno 5 prodotti siano stati abbastanza. Voi fatemi sapere se condividete le mie impressioni qua sotto, se avete altri prodotti che non volete acquistare perché non vi ispirano, cosa non vi ispira, eccetera. E noi ci rivediamo, spero presto, ad un prossimo video. Ciao!